Ragazzi e ciao ragazze, benvenuti ad una nuova recensione che questa volta ho deciso di dedicare al nuovissimo micro playset di Frozen della collezione Disney Animators. Come vediamo scritto qui davanti, Disney Animators Collection Littles, con questo bellissimo disegno di Elsa che sistema i capelli ad Anna, versione bambine. L'ho comprato al Disney Store, vedete qui il logo, è questo qui. Ve lo faccio vedere, che comprende il castello di Arendelle che vediamo qui davanti, tutto sbrilluccicoso perché è completamente ricoperto di brillantini per quanto riguarda i tetti più che altro. E io me lo immagino qui in versione invernale, tutto ricoperto di neve che luccica, più diversi personaggi, come potete vedere qui sulla destra, e in totale ci dice che sono 13 pezzi. Ve li faccio vedere velocemente. Qui davanti ci sono Elsa e Anna, versione bambine, con i rispettivi lettini, tutti decorati con tanti dettagli, la specchiera lì dietro. Qui in alto poi troviamo le due bamboline rispettivamente di Elsa e Anna. Poi ci sono Sven e Olaf in versione cuccioli e lì sotto vediamo i trolls, Granpapà e Bulda. Quindi ci sono tantissimi personaggi all'interno. In più, come ci dice qui davanti, c'è un personaggio misterioso che troveremo all'interno. E non so se riesco a farvelo vedere, ma io l'ho scoperto solo dopo, che era in quella bustina argentata che vediamo lì dietro. Io questo lo trovo una cosa geniale e originalissima, che rende ancora più interessante e fantastico questo set. Ero talmente curiosa di sapere chi si poteva trovare nella bustina che sono andata sul sito del Disney Store e ho letto da una recensione, quindi non so se è vera o comunque corretta, dove si diceva che poteva trattarsi di Kristoff. Io spero che sia proprio lui perché sarebbe fantastico. O anche il gigantesco mostro di neve creato da Elsa, cioè Marshmallow. E anche se Marshmallow mi sta simpatico, però preferirei mille volte trovare il pupazzetto di Kristoff. Quindi speriamo veramente sia lui e dopo lo apriamo insieme. Comunque vi faccio vedere la scatola che è trasparente qui sul davanti. Qui sul fianco ci fa vedere invece che il castello si apre, vedete? E possiamo sistemarci dentro tutto l'arredamento, quindi i lettini, la specchiera e i vari personaggi. E quindi giocarci proprio come se fosse una specie di Polly Pocket. Bellissimo. Qui dietro invece ci presenta il set con questi bellissimi disegni, tutti fatti con una tonalità azzurra, anche con questo sfondo azzurro. Qui c'è lo stesso disegno che abbiamo visto sul davanti. E qui invece è Elsa e Anna che leggono. Comunque, qua ci dice che celebra questo set l'eredità degli studi di animazione Disney grazie alla collezione degli animatori Disney, creato infatti sotto la direzione degli animatori dei progettisti Disney più rinomati. Questa versione ringiovanita dei vostri personaggi preferiti prende vita grazie alla creatività e all'immaginazione. Quindi bellissimo. Poi in tutto intorno è pieno di disegni di Elsa e Anna. Guardate qui, non so se riuscite a vederlo perché è sull'angolo che Elsa prende in braccio Anna piccola. Poi qui invece lateralmente, sempre loro che leggono, però c'è anche un fiocco di neve che richiama più Elsa e il fiore che richiama Anna. Ecco, e poi i colori, come potete vedere, li hanno mantenuti verde per Anna, naturalmente, e azzurro per Elsa. Ora lo apriamo perché io non vedo l'ora di vederlo, lo trovo già stupendo solo così in scatolato, quindi mi immagino aprirlo. Ecco, sono curiosissima, ci vediamo tra un secondo. Eccoci qui con il nostro playset finalmente fuori dalla scatola, insieme a tutti i personaggini che troviamo all'interno e più la bustina misteriosa, eccola qui, in questa bellissima carta argentata.
Questo è il castello, guardate quanto è bello, quanti dettagli, com'è particolareggiato con tutti i mattoncini, le finestre. Tutti i decori, è veramente stupendo, con differenti tonalità di azzurro che vanno dal celeste a questo bluet al verde acqua, quindi bellissimo. Poi completamente ricoperto di brillantini, come abbiamo visto all'inizio, che come se fosse neve che luccica, e ho provato, ma non vengono via, quindi sono incollati molto bene. Poi qui davanti c'è questo portone, anche lui molto particolare, che dopo proviamo a vedere se si apre. E qui sopra c'è questa specie di maniglia di questo bellissimo blu trasparente con su scritto al centro Disney Animators Collection, quindi il nome della collezione, con questi fiocchi di neve laterali, così possiamo portarcela in giro con all'interno anche tutti i personaggi, perché come abbiamo visto. Ve lo faccio vedere anche in retro, guardate quanti dettagli, stupendo. Da qui si apre, opla, ecco così, e rivela quindi il suo interno. Eccolo qui. Quella in alto dovrebbe essere la cameretta di Elsa, se vogliamo seguire quello che ci dice qui dietro. Scusate, è caduta questa piantina che c'era anche lei all'interno, non l'avevamo vista, comunque fatta di cartone, così come paesaggio. Comunque, ecco, il piano di sopra è quello dove dovrebbe stare Elsa, mentre il piano di sotto è dove dovremmo mettere quindi il lettino di Anna con tutte le sue cose. Quindi, al piano di sopra c'è un quadro con questa carta tutta di colore rosa, un candelabro con un tavolino. Invece sotto ci sono delle colonne, un paio di quadri con tonalità un po' più scure, più forti sul rosso. Invece qui sembra tutto fatto di legno con questo tappeto in rilievo di color beigiolino. La porta proviamo ad aprirla perché qui ci sono dei cardini, quindi dovrebbe aprirsi. Ecco, proviamo a spingerla da di qua. Eccola, si apre. Quindi è fatto veramente molto molto bene. Bellissimo. Passiamo ora ai personaggi. Infatti troviamo Elsa e Anna bambine. Guardate quanto sono carine, piene di particolari, come assomigliano al cartone animato, anche l'abitino è pienissimo di dettagli. Guardate, sono graziosissime e per stare in piedi le hanno creato questa base a forma di fiocchetto di neve. Anzi, mettiamole qui loro due. Poi ci sono come arredamento i lettini. Eccoli qui, che non cambiano solo per colore ma anche per forma. Infatti questo bianco sarebbe il lettino di Anna. Guardate quanto è colorato e quanti dettagli con queste tendine color vinaccia. Mentre quello di Elsa è nero con questi dettagli invece di colore bianchi e lilla e le tendine invece sono viola. Poi, altra parte dell'arredamento è la specchiera. Eccola qui, specchiera di Elsa, infatti ha questi dettagli azzurri e lo specchio riflette veramente molto carina. Poi, gli altri personaggini sono costituiti da le bamboline, di Elsa e Anna. Guardate quanto sono carine, completamente ricoperte di brillantini, che assomigliano proprio alle loro padroncine e non stanno in piedi da sole perché le hanno fatto questi piedini. Infatti, credo che siano fatte apposta per essere messe sui lettini. Poi ci sono i loro amici del cuore, quindi Sven e Olaf, tenerissimi, anche loro in versione cuccioli. Guardate quanto sono carini. Proprio veramente teneri, tutti da coccolare, e li mettiamo nelle stanze delle rispettive amiche. Poi infine ci sono i trolls, quindi grandpapà con questa corona tutta con queste ghirlande tutte verdi sbrilluccicose e anche Bulda con la sua collana color fucsia.
tutta brillantinata. Loro due li mettiamo qui. Ora è arrivato il momento di aprire la bustina misteriosa, sperando proprio che sia il nostro Christophe. Proviamo ad aprirla. Vediamo chi troviamo all'interno. Eh sì, è proprio Christophe! Ma guardate quanto è carino! È bellissimo! Aspettate se riesco a mettere a fuoco. Eccolo, guardate, è veramente bellissimo di viso, pieno di lentiggini, con questi capelli marroncini quasi dorati. Ma è stupendo, sono troppo contenta. Concludendo, volevo dirvi che mi sono innamorata da subito di questo playset appena l'ho visto sullo scaffale del Disney Store perché è molto curato. I personaggi, nonostante siano piccoli, sono fatti benissimo, super dettagliati. Mi sono sempre piaciuti i castelli che si aprono in stile un po' Polly Pocket o proprio come castelli Disney e non potevo non comprare quello di Frozen perché è il mio film Disney preferito. Come vi avevo già detto in qualche altro video, mi piace anche molto il fatto che lo puoi portare sempre con te, con all'interno puoi rinchiudere tutti i personaggi. Questo l'ho pagato 16 euro al Disney Store, quindi un buon prezzo considerando che è fatto benissimo e studiato nei minimi dettagli. C'erano poi, oltre al set di Frozen, anche quello di Rapunzel, di Trilli e della Bella e la Bestia, tutti bellissimi. Io non ho avuto dubbi, ho comprato subito quello di Frozen, però mi piacerebbe collezionare anche gli altri perché sono fatti veramente bene, pieni di, anche loro di accessori e di personaggini. L'idea poi che ci sia all'interno un personaggio misterioso è fantastica e quindi lo rende ancora più magico. Fatemi sapere se la recensione vi è piaciuta, aspetto come sempre i vostri commenti. Ci vediamo alla prossima, un saluto da Wonder Stefi. Ciao!